un'altra volta? Ah sì, giusto, non sapete di che sto parlando. Due giorni fa mia sorella mi ha dato l'impressione come se stesse invitando qualcuno a casa, ed effettivamente era vero. Si stava conoscendo con un ragazzo e al sottoscritto non ha detto niente. Comunque, per farvi ricordare meglio, vi metto una clip. Ma davvero una cosa bella? Una bella notizia! Abbiamo casa libera, mio fratello è scappato, c'è, è uscito! Siamo io e te! E questo è fatto per te! Mio fratello non c'è! Che discorso che mi sta venendo, ma vi rendete conto? Mia sorella dice che è casa libera! Poi vediamo, eh! Oggi il matto indagherà sulla questione! Per scoprire se effettivamente è vero tutto questo! Ma soprattutto per rispondere a una domanda! Mia sorella è... o non è fidanzata? Ho deciso, ragazzi, che da questo momento, quando faremo episodi sulla Mad Spia, utilizzeremo la bandana gialla. Quindi nei commenti hashtag bandana gialla. Dobbiamo indagare. Dove si trova mia sorella in questo momento? Ragazzi, mia sorella in questo momento in bagno e si sta truccando! E secondo voi, perché si sta truccando o preparando, insomma, eh? Ve lo dico io! Perché secondo me, oggi arriverà di nuovo quel ragazzo sconosciuto! Pronto, pronto, Francesco? Come stai? Ragazzi, 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 avete sentito? Sta parlando al telefono! Andiamo a spiarla! Cosa starà facendo e con chi starà parlando? Sì, allora ti aspetto tra un'ora, come l'altra volta! Ok, ok, va bene, va bene. Ciao, amore. Avete sentito? Mia sorella ha detto ti aspetto tra un'ora! No, basta. No, basta. Sapete che vi dico? Adesso eseguo delle spiegazioni. Andiamo, Carl. Andiamo da mia sorella e vediamo che ha da dirmi. Che vuoi, Salvatore? Che vuoi? Ancora? Ancora qua, tu? Voglio sapere la verità. Ok? Senti. Dai che ti faccio finire di parlare. Allora. Non farti mai affari degli altri. C'è un famoso detto che dice. Se vuoi parlare... Chiaro? Io voglio sapere se tu sei fidanzata oppure no con quel ragazzo sconosciuto. Non sono fatti tuoi, basta. Ogni volta mi fai queste domande, mi perseguiti, mi sclera in questa maniera. Vai in camera tua, torna in camera tua. Signorina, venga qui. Sapere se tu sei fidanzata oppure no. Ma manco fossi mio padre. Mamma mia, sei solo mio fratello. Ascoltami. E ciò vuoi sapere troppo. No. Ma io della tua vita sentimentale ti dico qualcosa? Per caso? Non mi faccio i fatti miei? Quindi fai lo stesso anche tu. Oh cavolo, è vero, lei non si fa i fatti miei. Fatto sta che le cose non cambiano, ok? A proposito, diciamo che mi sono permesso di origliare alla porta e ho sentito che tra un'ora deve arrivare qualcuno. Ne sai qualcosa? No, vabbè, non ci posso credere. Non posso essere padrona in questa casa di essere tranquilla, spensierata. Io devo stare sempre con una cosa allo stomaco. Basta! La mia vita privata è mia. Non la voglio far sapere agli altri. Ma io dico, diciamo che tutta la Mad Family è curiosa di sapere se la sorella di Crazy Mad è fidanzata oppure no. Quindi altro che privato. Allora, siediti qua, sorellina mia. Siediti. Ma cosa siediti? Caso sei fidanzata oppure no? Rispondi, eh? E chi è questo qui? Dai, voglio conoscerlo. No, voglio conoscerlo questo qui. Tutti amici sono per me. Tutti amici. E secondo te io, il king dei troll e dei prank e degli scherzi supremi, credi ad una cosa del genere? Non mi interessa se sei King Kong, la scimmia. Vai come la tua, su, veloce. Mi sono rotta! King Kong Kong Kong? Ma che stai dicendo? Ho detto King dei prank! Ma al di là di quello, no, non vado in camera mia! Sei fidanzata oppure no? Non mi interessa niente! Vuoi andare? Vieni con me! Andiamo in camera tua! Hai lo stesso vizio della mamma! Muoviti! Ho capito!
bisogno di essere così aggressivi. Ammettetelo, adesso sono irriconoscibile. Sì, perché voi credete che il matto si fermerà con le indagini? Dobbiamo scoprire in fondo a questa faccenda. Sì, effettivamente col cappello mi sembra un po' pirla, ma era giusto per dirvi che non mi fermerò. Infatti, fidatevi di me, ragazzi. Ho un piano. Sta suonando il campanello. Sapete che significa? Significa che chi sappiamo io e voi è arrivato. Sì, e sto parlando proprio del ragazzo sconosciuto che mia sorella sta conoscendo. Si sono già fidanzati, non lo so. Ciao amore, puntualissimo sei arrivato. Certo, ho preferito lavorare. Sei proprio di parola. Un bacio. Oddio, sporcato il rossetto. Il rossetto. Eh sì, guarda, ho messo il rossetto color porpora. Grazie, dai. Ho messo qualcosa di laminato. Hai visto? Luccicante. Ragazzi, è arrivato! Ma sbaglio, o l'altra volta era più barbuto. Aspetta, vediamo com'era l'altra volta. Allora, adesso penso che stiamo più tranquilli perché ho mandato mio fratello da al di là, non ci può vedere. Sì, mi ha dato una bella lezione. Hai fatto benissimo. Comunque, raccontami un po'. E niente, perché a lavoro siamo stati in giro per la città. Ho fatto qualche lavoretto di qua di là, in Candai. Come hai visto prima che la barba? Perché sai, il nuovo cambiamento, il nuovo, non mi hai mai visto così. Infatti è la prima volta che mi vedo così. Finalmente mio fratello non c'è, uomo bellissimo! Sì. Gli ho dato una bella lezione, non puoi capire, mamma mia, speriamo la volta buona che capisce. È un po' di tranquillità ci sta. Ma che ne so, è da qualche parte, basta che si riva davanti le scatole, non mi interessa. Speriamo di poter scorrere questa serata tranquillamente. Ragazzi, avete sentito? Mio fratello non c'è, svegliate! Sapere, continuiamo a sentire. Non puoi capire, oggi mi ha fatto delle domande di tornare al discorso di mio fratello. Vabbè, sì, volevo sapere, ma tu sei fidanzato o no? Ma quello dell'altra volta chi era? Voglio sapere se tu attualmente sei fidanzata, se sei atterrato. Cioè, io non lo so, è allucinante. Ragazzi, stanno parlando di me. Non puoi capire, mio fratello, quelle cose là. Per il becco, gli faccio vedere io. Preso dalle orecchie, ce l'ho preso un orecchio e l'ho stirato e l'ho trascinato fino in camera sua. E poi, ferma, gli ho sbattuto la porta in faccia e me ne sono andata come in corpo. Tantissimo quando mi prendo l'orecchio e glielo stiro così tanto. C'è una parte del corpo che gli dà troppo fastidio. Gli avrò troppo male. Sicuramente, infatti, su questo aspetto mi dispiace tanto. Però se lo mica, sai quando... Ragazzi, ho avuto un'idea. Oddio, ho il braccio. Molto fastidioso. Adesso gli facciamo fare il botto. No, infatti volevo farti un po'. No, perché mi sono passato una serata. Sì, che così. Finalmente, ci rincontriamo. Dimmi che ho sogno. No. Signor ragazzo sconosciuto, finalmente ci rincontriamo, eh? Allora, io voglio sapere... Parla con me. No, parla con me. Amore, grazie che ti difendi, però veramente. Parla con lei, parlaci tu con lei, che è un po' strana. Allora, ma dimmi, che fai tu? Allora, che ci faccio io qua? Te lo spiego subito. Questa ragazza, prego, venga qui nella passerella. Mi nasconde qualcosa, voi due mi nascondete qualcosa. Io voglio sapere, siete fidanzati oppure no? Questo non ti riguarda, che ci fai ancora qua? Ma te ne vai di nuovo? Ma io ti avevo mandato in camera tua. Gli avevo raccontato che ho preso per le orecchie e mi sputi di nuovo qua. Stai toccando il fondo. Sto toccando il fondo, lo tocco il fondo. Ma dai! Ho toccato il fondo e allora ho qualche problema se toccare il fondo? Ascolta, tu sei
mia sorella è da ragazzo, diciamo, più grande. Devo dirti, devo sapere che cosa state combinando. Ma sei 8 anni meno di me! Ma fatti la tua vita da 18enne e lasciami in pace! Beh, non è che hai tutti i torti. Ma le cose non cambiano lo stesso! Allora, voi due siete fidanzati oppure no? Allora? Non te lo dico! E tu? Non ti riguarda. E tu? Meglio che non ti riguarda più che non te lo dico. Non ce la farai poi. Dai, svelate. Ho una fotocamera. Tu vedi che sfacciato questo, eh? Allora, non giriamoci troppo intorno. Facciamo uno scambio pari a pari. Voi mi dite che sta succedendo e io vi lascerò in pace. Che ne dite? Ti sei messo adesso anche a ricattare? A puntarmi il dito? Guarda che così non andrai avanti. Amore, diglielo pure tu. Amore? Amore, diglielo pure tu! Ragazzi, non prendiamoci in giro. Siete fidanzati oppure no? No, in realtà non siamo fidanzati. Però devo dirti la verità. Di che verità sta parlando? Ma di che verità sta parlando? Di che verità sta parlando questo qui, Marika? Ci capisci qualcosa, tu? No, ma di cosa sta parlando? Tu mi sai dire qualcosa? No, ma di cosa sta parlando? Ma di cosa stai parlando? In realtà devo dirvi qualcosa, cioè a te non devo dire niente. Marika! Sta succedendo? È una cosa che ci penso da un bel po' di tempo, sinceramente. Oddio, ma cosa sto... Oh, ma che è sto? Cosa sta uscendo dalla tasca? Oh, ma che cos'è? Che cos'è? Voglio svelarti questo segreto, è da un bel po' che ci penso. Io ti amo, vuoi fidanzarti con me? Oddio, non mi sembra vero! Ma tu non avevi la barba prima? Ma che cosa chiedi in un momento così importante?